Le Marche resistono, altra settimana in zona gialla, l'annuncio del governatore Francesco Acquaroli. Vaccini agli over 80, al via da oggi le prenotazioni, oltre 120.000 gli anziani interessati che riceveranno la dose dal 20 febbraio. Il presidente dell'Unione, Pian del Bruscolo, scrive a Regione Asur e Area Vasta per individuare nuovi punti di somministrazione, c'è chi deve spostarsi di 20 km. Sono tutti negativi gli alunni e i docenti sottoposti al tampone rapido nelle scuole di Monbaroccio. Lunedì sarà la volta della classe quarta della primaria. Allerta meteo della Protezione Civile delle Marche. Il sindaco di Ancona chiude per domani le scuole di ogni ordine e grado. Nel pesarese il prefetto convoca una riunione, tutti pronti ad attivare il piano neve. Festa di laurea con tanto di fuochi d'artificio a Urbino, interviene la polizia e multa 18 ragazzi per assembramenti, violazione del coprifuoco e assenza di mascherine. Cresciuti e felici, ecco i cuccioli di Linda, affidati da Giorgio e Donatella alle nuove famiglie dopo l'appello lanciato 2 anni fa su Fano TV. Gio Tivannelli torna a farlo per il veglione del carnevale questa sera dopo il TG, l'ultima puntata con le ricette dei dolci e poi l'esibizione del DJ di fama internazionale. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, anche la prossima settimana le Marche saranno in zona gialla. Lo ha confermato con un post sul profilo Facebook il governatore Francesco Acquaroli, che ha aggiunto: raccomando di continuare a prestare la massima attenzione, in particolare nelle zone dove il contagio sembra riprendere. Il riferimento è ai comuni della provincia di Ancona, dove si registra una maggiore incidenza di casi positivi. Oggi sono stati registrati 515 contagi, di cui 197 nell'Anconetano e 122 in provincia di Pesaro Urbino. In leggero aumento i ricoveri negli ospedali e 11 decessi legati al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i casi della variante inglese, in numero limitato, si è deciso di attendere le prossime 48 ore per poter avere una visione precisa e completa dei dati dell'intera settimana, che saranno inviati e valutati assieme al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità per una lettura più approfondita, per concentrare per concertare l'eventuale necessità di adottare misure più restrittive a tutela della popolazione. E sempre nelle Marche, da oggi pomeriggio, gli over 80 possono prenotarsi attraverso una piattaforma dedicata o tramite un numero verde per ottenere la prima dose di vaccino anti-Covid. Dai link alla modulistica, ecco tutto quello che c'è da sapere, lo vediamo nel prossimo servizio di Letizia Marchionni. Da oggi alle 14 è possibile prenotarsi per gli over 80 residenti nelle Marche per la prima dose di vaccino anti-Covid-19. La prenotazione può essere effettuata in due modalità, attraverso l'indirizzo web in sovrimpressione oppure, per chi non avesse la possibilità di fare domanda online, contattando il numero verde 800 009966, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18. Per quanto riguarda la piattaforma, un sito internet governativo realizzato da Poste Italiane, dopo aver cliccato sul link, appare una prima schermata dove l'utente che intende registrarsi per la prenotazione è invitato ad attendere per non perdere la priorità. Dopodiché è necessario inserire il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale, avviando in questo modo la procedura per prenotarsi. Per la vaccinazione, che partirà il 20 febbraio, non sarà possibile scegliere quando ricevere la dose. Come specificato sul sito di Asur Marche, all'atto della prenotazione al cittadino verrà indicato il giorno, l'orario e la sede di uno dei 15 punti di vaccinazione, collegata al codice di avviamento postale e alla prima disponibilità. Nella provincia pesarese i luoghi scelti per la somministrazione sono il CODMA di Fano, il Centro Sociale Monaldi a Pesaro e il Pala Carneroli di Urbino, individuato un punto di vaccinazione anche al Palazzetto dello Sport di Senigallia. Il sistema non consente lo spostamento di appuntamenti, ma solo l'annullamento da parte del cittadino, pertanto dovrà essere effettuata una nuova prenotazione tramite il link o il numero indicati.
Il sito dell'ASUR poi allega alla pagina dedicata al piano vaccinale per gli over 80 alcuni moduli, la nota informativa, la scheda anamnestica, il modulo di consenso e trattamento dati. È consigliato portare con sé questi moduli già compilati per chi ne ha la possibilità, mentre per chi non può scaricarli e stamparli potrà trovare la modulistica nei punti di vaccinazione, dove ogni utente potrà compilarli direttamente sul posto. Per coloro che non sono in grado di deambulare o che non possono essere accompagnati, il vaccino anti-Covid sarà somministrato a domicilio e le prenotazioni in questo caso saranno aperte a partire dal 20 febbraio. Per quanto riguarda il richiamo, non sarà necessario prenotarsi nuovamente. Gli operatori sanitari provvederanno, una volta effettuata la profilassi in uno dei punti di vaccinazione, a comunicare all'utente il giorno della somministrazione della seconda dose. Nessun coinvolgimento nel piano vaccinale per gli over 80 della Regione Marche dei medici di base, in quanto si attendeva la sottoscrizione di un patto a livello nazionale non concretizzato. È assurdo proporre agli anziani di spostarsi di 20 km per sottoporsi al vaccino. Lo afferma il presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Palmiro Occhielli, che ha scritto una lettera aperta alla Regione, all'ASUR e all'Area Vasta 1. Angelica Panzieri. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli, scrive all'assessore regionale Filippo Saltamartini per richiedere di valutare l'allestimento di ulteriori punti di vaccinazione della popolazione over 80 anche all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. Tutto questo per evitare che gli ultraottantenni di Vallefoglia si debbano spostare di circa 20 km per raggiungere la sede di Pesaro, nonché il centro sociale 900 Monaldi, nel quartiere della Celletta. Occhielli, in una lettera indirizzata anche al direttore di ASUR Marche Nadia Storti, al coordinatore provinciale dell'area vasta Romeo Magnoni e alla direttrice del distretto sanitario di base Elisabetta Esposto, propone tra le soluzioni, oltre alla Casa della Salute di Vallefoglia e il BCC Palace di Gradara, anche il Palavitri di Montecchio, dove l'esperienza del recente screening ha dato esiti molto positivi sia dal punto di vista del funzionamento, con plauso delle comunità, che dal punto di vista logistico, precisa il sindaco. Pare assurdo per un territorio con un bacino di circa 50.000 abitanti, scrive Occhielli, di cui 2.000 ultra ottantenni, escluso il comune di Pesaro, proporre di spostarsi di circa 20 km per raggiungere i punti di vaccinazione individuati, alimentando le preoccupazioni dei cittadini grandi e aumentando ulteriormente i disagi già presenti. Abbiamo chiesto, come Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, all'assessore alla sanità della regione di concentrare su tre punti la vaccinazione per gli ultra ottantenni, evitando gli spostamenti tutti su Pesaro, cioè Montecchio, Palavitri o Casa della Salute, il Palace di Gradara, perché così evitiamo di spostare 2.000 persone che hanno oltre 80 anni, da 80 a 100 anni, insomma. Ecco, speriamo che molto cortesemente questa nostra proposta venga accolta. Tamponi rapidi nelle scuole di Monbaroccio. Questa mattina si è svolto il secondo screening per un centinaio di alunni, oltre al personale scolastico. Sono risultati tutti negativi al test, che è stato eseguito in una palestra, e nei casi di studenti e insegnanti già in quarantena è stato distribuito alle persone senza che scendessero dall'auto. Manca all'appello la classe quarta della primaria, che effettuerà il tampone lunedì mattina. Sul posto, oltre ai sanitari e al sindaco Emanuele Petrucci, anche la polizia locale e volontari dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato in congedo. Ancora cronaca, gli agenti del commissariato di Urbino hanno elevato numerose sanzioni nella città ducale dovute al mancato distanziamento e utilizzo della mascherina, ma soprattutto all'inosservanza del coprifuoco. In particolare, ieri sera sono state multate 18 persone, quasi tutti studenti, e nella stessa serata i militari sono intervenuti anche ad una festa di laurea con tanto di accensione dei fuochi d'artificio. E adesso è maltempo con la prima neve che è arrivata nelle Marche. Vista l'allerta meteo e le informazioni ricevute da Protezione Civile e Prefettura, il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha deciso di chiudere per domani tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dai nidi alle università, con esclusione del polo didattico ospedaliero di Torrette. Con un post sul profilo Facebook, il primo cittadino ha precisato le motivazioni. Evitiamo disagi e difficoltà ai concittadini, ha scritto Mancinelli, e a quanti devono raggiungere Ancona.
Nella provincia pesarese, invece, il prefetto Vittorio Lapolla ha convocato una riunione in videoconferenza del Comitato Operativo Viabilità. All'incontro hanno preso parte le forze dell'ordine, le forze di polizia, i vigili del fuoco, ANAS, il settimo tronco autostradale A14, protezione civile regionale e i rappresentanti della provincia e dei comuni interessati. Tutte le componenti hanno dichiarato di essere pronte ad attivare le procedure e i presidi nelle aree individuate nel piano neve. L'obiettivo sarà quello di garantire la sicurezza stradale, ma anche la salvaguardia dell'incolumità pubblica. E per capire invece che cosa succederà questa sera e durante la notte, siamo in collegamento con Francesco Cangiotti di Geometeo.it. Buonasera Cangiotti. Sì, buonasera. Abbiamo visto scendere i primi fiocchi nell'entroterra verso Frontone, verso Cagli, dunque previsioni confermate? Sì, le previsioni confermate, nelle prossime ore entreremo proprio nel vivo di questo peggioramento cratere freddo che appunto sta determinando già delle nevicate a quote collinari e nel corso della nottata e soprattutto nella mattinata di domani queste nevicate tenderanno a essere abbastanza diffuse su tutto il nostro territorio nazionale e si spingeranno anche fino a quote pianeggianti. La costa potrà vedere qualche fiocco di neve misto a pioggia, soprattutto a nord di Acqui, nell'area proprio del pesarese, mentre sui più meridionali diciamo la si manterrà ai 100-150 metri. Sulle zone appenniniche appunto potranno cadere soprattutto aree porta anche 40 cm di neve fresca, mentre sulle aree collinari medio diciamo, sarà più ridotta. Oltre a questo naturalmente avremo un ulteriore abbassamento delle temperature, questo termico si farà sentire soprattutto domani, ma in particolare anche nella giornata di domenica, quando i valori termici praticamente risulteranno prossimi allo zero un po' su tutto il territorio, con delle punte anche fino a meno 11, meno 12 gradi sui settori appenninici. Quindi diciamo che quest'area fredda in arrivo ci terrà compagnia ancora un po', perché la prossima settimana, seppur andando a fare miglioramento, la colonnina di mezzo comunque della media. Se ci può ripetere l'ultima parte, perché abbiamo alcuni problemi di collegamento di wifi. La colonnina diceva? Ecco, dicevo che anche la prossima settimana, seppur con un generale miglioramento delle temperature, si continueranno a mantenersi al di sotto della media, ecco. Con delle gelate anche intense proprio a inizio settimana. Grazie ancora Francesco Cangiotti di Geometeo.it, tra l'altro ci collegheremo con lei nella diretta di domani mattina. Buona serata. Ed ora cambiamo argomento e parliamo di animali. Parliamo di Linda, una cagnolina che vi avevamo fatto conoscere 2 anni fa, quando i suoi padroni lanciarono un appello per trovare famiglie pronte ad accogliere i suoi 8 cuccioli. E noi oggi siamo andati a trovarli. Lei è Linda, 5 anni, forse abbandonata prima di essere stata ritrovata nel giardino di un'abitazione il 29 gennaio di 2 anni fa. Oggi però è serena e felice di far parte di questa famiglia, a prendersene cura Giorgio e Donatella, che si sono innamorati sin da subito di questo esemplare dolce e bisognoso di continue attenzioni. Dopo appena 15 giorni dall'inizio della nuova vita a Centinarola di Fano, i suoi padroni si erano accorti che era incinta. Linda aspettava 8 cuccioli, 5 maschi e 3 femmine, ed eccoli qua, tutti sistemati, dopo un appello lanciato attraverso la nostra emittente. Dal servizio di Fano TV realizzato 2 anni fa, che cosa è successo? È successo che i cuccioli da piccoli, che erano 8, e sono stati poi adottati da altrettante famiglie, dove erano presenti dei bambini, e quindi hanno allietato le famiglie e i bambini stessi. È stato molto attento però nell'assegnare, nell'affidare questi animali ai padroni, ai nuovi padroni. Ho cercato di selezionare le persone che volevano questi cuccioli e ho fatto una selezione cercando delle famiglie idonee per questi cuccioli, così che avessero l'attenzione come noi gli abbiamo dato e che così che continuassero ad avere la stessa attenzione e magari anche di più.
chi ha passeggio, chi gioca, chi festeggia il compleanno e chi fa conoscenza con altri animali. Tutti e otto stanno bene, seppur lontani dalla loro mamma. D'altra parte, a Linda non manca di certo l'affetto, anche degli abitanti del quartiere. Io l'anno scorso, il 3 di marzo, ho avuto un piccolo incidente, ho rotto un braccio e quindi non l'ho potuta portare a fare le sue passeggiate quotidiane, e quindi ci sono stati tantissimi tra i nostri nuovi amici che abbiamo fatto con lei, che ci hanno aiutato tantissimo e la portavano a spasso due volte al giorno, me la venivano a prendere e la portavano lì. Quindi ufficialmente li ringrazio tutti, perché non pensavo che c'era tutte queste persone che ci hanno preso in simpatia, ci hanno voluto bene. In casa però Linda ha anche un'amica o un amico? Sentiamo miagolare dietro. È un'amica fatta un pochino a modo suo, però sai, convivono. Adesso hanno cominciato a convivere, è stata una cosa che ci hanno dovuto lavorare tanto. Adesso vanno d'accordo, sì, cioè non si amano alla follia, però si sopportano bene. E siamo stati molto felici e ringraziamo chi l'ha abbandonata. Lo ringraziamo tantissimo di averla abbandonata, perché così l'abbiamo trovata noi. Questa bestiolina ci ha cambiato la vita in modo impegnativo, ma decisamente in meglio, per lei e per noi e per tutti coloro che amano gli animali. E adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni che ci portano a Senigallia. Le prossime foto, ecco qua, le vedete in questo momento, sono state scattate da un nostro reporter di strada e mostrano lo stato del fosso della giustizia in località Scapezzano. Attendiamo da tempo i lavori di sistemazione, ci ha scritto il telespettatore, ma ancora non si vede nessuno. Con la realizzazione della complanare il fosso è stato ristretto ed ora, a causa della forza dell'acqua che continua a scavare, rischia di franare tutto. Aspettiamo anche l'illuminazione in via Fonte Nuovo. Adesso il carnevale, ieri sera il primo dei 6 appuntamenti che è stato trasmesso in esclusiva su Fano TV. Questa sera invece sarà il DJ Giotti Vannelli ad esibirsi per il veglione di carnevale. Il servizio di Filippo Pucci. Inaugurata ufficialmente la settimana grassa, ieri pomeriggio è stata issata la bandiera ufficiale di Fano Città del Carnevale davanti alla residenza municipale, alla presenza dell'ente carnevalesca, del sindaco e della musica arabita, che ha allietato il momento al suon di note e battanagli. Ieri sera invece, in esclusiva sul canale 17 di Fano TV, primo dei 6 appuntamenti dedicati al carnevale, con il passaggio ufficiale della fascia tricolore da Massimo Seri a Dante Alighieri, nuovo sindaco della città del carnevale. Che onore avere il sommo poeta nella nostra città, perché le devo dire che io sono un po' stanchino. Portare questa fascia che è pesante, carica di responsabilità, non ne posso proprio più. E allora le faccio una proposta. Le cedo la fascia e mi raccomando, da questo momento la carretta se la tira lei. Il video è stato poi arricchito da una scenetta dei rappresentanti del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, seguito poi dallo Sconsiglio Comunale, dove si sono riuniti tutti i nuovi assessori, tra cui Caronte, assessore alla viabilità. Facciamo esondare l'Arzilla per gentile concessione del canale Arbani sulla sponda con l'anguilla. Aspettiamo un po' di pioggia, tale che vien giù abbastanza da allagare Fano, e a Venezia ci viene uguale. Questa sera invece, seconda giornata della settimana grassa, sarà il DJ di fama internazionale Giotti Vannelli ad esibirsi all'interno del suggestivo Teatro della Fortuna in occasione del veglione di carnevale.
Il weekend prosegue con il concerto di Carnevale a cura dell'Orchestra Sinfonica Rossini e domenica, dal Castello di Gradara, la tormentata storia di Paolo e Francesca, esclusivamente in dialetto fanese. Dalla capitale, baciata quest'oggi dal sole, vi invito a collegarvi tutte le sere alle 21 su Fano TV e su tutti i canali social del Carnevale di Fano e su Visit Fano per tutte le dirette fino a martedì grasso. Io tornerò presto e spero di portare il sole almeno nei vostri cuori. E domani alle 17.30 Claudio Pacifici presenterà il suo libro di poesie dal titolo Vendesi Sorrisi. L'appuntamento sarà alla libreria Mondadori in Corso Matteotti a Fano. L'autore incontrerà il pubblico e firmerà le copie. L'incasso sarà devoluto all'associazione Adamo Onlus, che si occupa di assistenza domiciliare ai malati oncologici. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi l'ultima puntata dei dolci di Carnevale, a seguire il secondo appuntamento della settimana grassa con il DJ di fama internazionale Gio Tivannelli. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani mattina.